Prima di iniziare, vorrei fare una premessa. In questo video non utilizzo abbigliamento tecnico esclusivamente perché questo test ride non era stato previsto. Infatti, non ho nemmeno il mio casco. Allo stesso tempo, non potevo però farmi sfuggire un'occasione del genere, ovvero provare due moto elettriche. Detto ciò, vi auguro una buona visione. Ci sono per caso mappe? Ci sono mappe? No? Mappe? Mappe? Sì, certo, c'è la mappa. Questa qua è mappa eco ed è quella più tranquilla. Allora, in questo momento è messa in eco. Se lei la vuole fare un po' più sportiva, c'è sport. Ok, perfetto, questo cercavo. Grazie. Sarà strano. La custom si personalizza, si può personalizzare, mentre la sport io non ho sentito. 0S e 0FXS. Una volta in sella, entrambe le moto sono davvero leggere, col baricentro leggermente alto per la S, che al contrario della FXS, che è un'impostazione da motard, è una naked. In entrambi i casi si è esposti totalmente al vento, ma visto che le velocità sono limitate a circa 160 km/h, questo non è un grosso problema. Inclinazione del busto buona e le braccia non sono caricate. Entrambe le moto risultano davvero efficaci negli spazi ridotti e suppongo lo siano anche su una strada tutta curve, dove l'accelerazione bruciante riesce a regalare qualche bel sorriso. Ovviamente non abbiamo un serbatoio, ma delle batterie, che si ricaricano totalmente in circa 9 ore e hanno un'autonomia compresa tra 170 e 210 km. Viene inoltre fornito un cavo apposito che si inserisce in una presa in prossimità del pedalino sinistro. Lo so, i numeri lasciano un po' perplessi, ma attualmente questi sono gli unici deficit dell'elettrico. Come elettronica sia ABS a 3 mappe, Sport, Normal e User, quest'ultima personalizzabile. Inoltre, attraverso lo smartphone è possibile visualizzare un ampio numero di informazioni e di variare i parametri di funzionamento della moto sia da ferma che durante la marcia. La cosa per me davvero strana è l'assenza totale di leva a sinistra. Ho già guidato moto di CT, come sempre l'Africa Twin, ma nonostante ciò non riesco proprio ad abituarmi. A destra invece c'è la classica leva del freno. La frenata è sufficiente, all'anteriore si trova una pinza flottante a due pistoncini che morde il frenadisco da 3,20 mm e al posteriore si trova invece un disco da 240 mm. Il tutto è supportato da delle sospensioni a stelle rovesciate regolabili della Showa. La FXS ha 27 cavalli per 114 kg, mentre la S ha 54 cavalli per 171 kg. Nonostante ciò, per mio gusto personale, ho trovato più divertente la FXS. La FXS costa 12.500 euro, mentre la S 12.800. I modelli S e DS nella versione 11 kW beneficiano di un incentivo pari al limite massimo di 3.000 euro, a fronte di una permuta o rottamazione di un motoveicolo con omologazione Euro 0, 1 o 2. Invece, per la FXS non ci sono ecobonus. Per tutti quelli che guardano con diffidenza l'elettrico, volevo ricordare che, agli albori dell'automobile, furono proprio le vetture elettriche ad avere maggiore potenziale, come la Jamais contenta del 1899, che in Francia per prima il muro dei 100 km/h, lasciando indietro gli ancora giovani e lenti motori endotermici. L'elettrico non richiede trasmissioni, infatti i cambi sono utilizzati solo su vetture da competizioni e per destinazioni particolari, perché, per sua natura, regala istantaneamente la massima spinta e può concedersi regimi di rotazione estremamente elevati. Questo si traduce in un'accelerazione davvero strepitosa. È vero, come detto anche da quel simpatico signore a inizio video, la moto risulta decisamente silenziosa e il rumore non è di certo coinvolgente, soprattutto se paragonata ad uno dei tanti scarichi aftermarket equipaggiabili per le nostre moto.
Inoltre, attualmente, le infrastrutture dedicate a tale tecnologia sono quasi come cattedrali nel deserto e questo limita fortemente la diffusione. A ciò va aggiunto quel tempo di ricarica ancora decisamente troppo lungo e l'autonomia un po' troppo limitata. Però, a mio modesto parere, il futuro è elettrico e dunque bisogna solo capire quando tale tecnologia riuscirà a soppiantare definitivamente quella tradizionale alla quale siamo tanto abituati. Tra le due, nonostante la S abbia un motore in grado di sprigionare maggiore potenza, preferisco la FXS per l'agilità migliore data dal peso ridotto, che le regala una spinta davvero vigorosa. Mi sento dunque di consigliare quest'ultima. Il video finisce qua, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, di scrivere un commento per farmi sapere la vostra opinione, di lasciare un like, ma soprattutto di seguirmi sul profilo Instagram e Facebook, lascio i link in descrizione per foto e aggiornamenti sul mondo delle due ruote. Alla prossima!